insieme qui questo momento così importante, non solo per la comunità di Viola, la frazione di Viola, ma per tutta la città. La partecipazione così sentita e significativa dimostra proprio quanto l'intitolazione di questo spazio, di uno spazio importante della nostra città, ad Alfredo Giovannozzi, sia un riconoscimento che va al di là, insomma, dell'aspetto formale dell'amministrazione comunale, che ha avuto l'onore di poter formalizzare questo riconoscimento, della commissione toponomastica che ha analizzato e dato l'ok per questa intitolazione, ma ha un valore sostanziale molto importante e significativo, ed è un valore che è testimoniato dal legame della nostra comunità nei confronti della figura di Alfredo Giovannozzi, una figura che poi ci verrà rappresentata dal nipote, da Alfredo, che saluto e che ringrazio, e che è stato stimolo nel corso di queste settimane, segno di un amore straordinario che non è solo un amore familiare, ma è molto di più. È il senso di riconoscimento nei confronti di una vita che è stata rappresentata ovviamente anche agli uffici prima di procedere all'intitolazione, ma che ha dimostrato nel corso, nel suo percorso, proprio l'amore significativo nei confronti della città e soprattutto attraverso episodi e comportamenti di vita, la rappresentazione di un esempio che oggi trova riconoscimento con la dedica appunto di uno spazio. Proseguiamo in questa direzione, nella direzione di questi anni, cioè intitolare gli spazi della nostra città, un'interpretazione della toponomastica molto chiara che punta al rapporto tra gli spazi e l'identità della città, alla sua storia. Dedicare uno spazio, come in questo caso ad Alfredo Giovannozzi, significa riconoscere il valore e l'esempio di un teramano che ha amato la sua città con vita concreta, di un modello, di una figura che attraverso il suo ricordo proietta il suo esempio verso il futuro. Già insignito da altre istituzioni più importanti dal punto di vista ovviamente dell'architettura costituzionale, penso al riconoscimento del cavalleggiato della Repubblica da parte del Presidente Segni, la medaglia d'oro ai meriti lavorativi per la straordinaria attività che ha consentito anche di creare una comunità di lavoratori per un'azienda che è stata un'azienda storica, lo è nella memoria, nel ricordo che si proietta verso il futuro, e la presenza qui di tanti lavoratori dimostrano come all'interno della comunità aziendale l'imprenditore Giovannozzi ha dimostrato di essere un padre per tutti, applicando quegli strumenti che poi oggi sono diventati anche regole normative. Penso al welfare aziendale, cioè costruire un'azienda che ha a cura non soltanto il diritto al lavoro, ma il lavoro della persona, il diritto del lavoratore anche ad avere una condizione familiare che ne aiutasse complessivamente il benessere. E poi la sua partecipazione, ovviamente torno un po' indietro col tempo, alla prima guerra mondiale, ad episodi che Alfredo mi ha raccontato nel corso delle precedenti settimane, guardando alcune immagini, una foto in particolare, di cui poi Alfredo parlerà e ci racconterà, ma anche e soprattutto la sua sensibilità in prossimità ovviamente della sua morte, cioè il fatto di non aver mai voluto la sua figura fosse slegata dalle tante tragedie di quella grande guerra e soprattutto da quei compagni in guerra che purtroppo non hanno potuto avere giusta e corretta memoria e ricordo ovviamente per l'atrocità di quella guerra stessa, dopo la quale Alfredo è rientrato nella sua Teramo e ha costruito un percorso di vita straordinario che oggi con questo riconoscimento celebriamo. Grazie. Grazie. Io lascerei la parola al Consiglio Comunale, al Presidente, sì, Alberto Melarangelo. La Commissione Toponomastica è un'articolazione del Consiglio Comunale, ovviamente valuta e si esprime, poi sottopone alla Giunta che delibera e decide la scelta di dedicare a dei cittadini e non solo, in Teramani, ma a tante altre figure, i luoghi della città. Quindi, la figura di Giovannozzi, io posso aggiungere a quello che ha
ha detto il sindaco, che è una figura che si incastona nella straordinaria tradizione artigiana della città di Teramo. Teramo è una città che soprattutto nei due secoli, nel Novecento, nell'Ottocento, ha visto fiorire tantissimi lavoratori bravi, esperti, che hanno costruito una tradizione di lavoro artigiano formidabile. E la ditta Giovannozzi per tante generazioni la rappresenta questa tradizione nel settore del marmo, ma in quella zona Viale Crispi c'erano le falegnamerie, insomma. È una tradizione che purtroppo si è persa, ma non perché si è persa a Teramo, perché il mondo del lavoro si è trasformato. Noi questo vogliamo ricordare, la storia della città, dedicandola a figure esemplari che esemplificano poi la storia di Teramo. Prima abbiamo dedicato una via a un poeta dialittale nel solco della tradizione della poesia dialittale della nostra città e anche del ricordo e del voler tramandare la nostra lingua, la lingua del popolo, la lingua dei teramani, Walter Cavuti. Poi abbiamo dedicato dei giardini a un intellettuale del dopoguerra, Leno Rossi, di cui conserviamo opere nella nostra pinacoteca. Quindi ciò che i nostri padri, i nostri predecessori hanno lasciato deve essere testimoniato nei luoghi della città. Io ho letto su un volume che ricorda Palazzo Delfico, la sua costruzione, che addirittura già nel Settecento dei giovannozzi lavoravano per arredare la scalinata con i marmi, con i travertini, quindi veramente un segno forte presente nella città di Teramo, che in questo caso umilmente rappresento nelle vesti di Presidente del Consiglio Comunale, che si stringe intorno a queste proposte, le condivide, le approva e ne siamo tutti orgogliosi, insomma. Quindi grazie. Grazie a voi, grazie al sindaco, e grazie ai parenti, un saluto a loro e a tutti gli interventi. Grazie Alberto. Io vorrei due parole alla provincia, mi collego al passaggio alla provincia ricordando anche il ruolo di Giovannozzi nella promozione della nascita e del rafforzamento degli istituti bancari sul territorio, la Cassa di Risparmio della provincia di Teramo. E non solo, ha avuto un ruolo importante, e passo la parola a Flavio Battaglia. Sì, grazie per la parola. La provincia ha voluto partecipare, io rappresento tutta l'amministrazione provinciale, il presidente, per sottolineare l'importanza nella storia di Teramo di questa classe di imprenditori che hanno appunto fatto con sofferenza spesso, perché con difficoltà portato avanti quello spirito imprenditoriale. Noi oggi dovremmo sottolineare, oltre a tutto quello che abbiamo detto fino a che non ho preceduto il discorso, lo spirito imprenditoriale di questa azienda che ha attraversato generazioni. Oggi i ragazzi devono anche, vi dico anche da insegnante, forse tramandare anche questo spirito di sacrificio, perché lì si passa un sacrificio, un lavoro duro che hanno portato avanti degli anni, ma che sono stati un punto di riferimento per tutta la città. Quindi un segnale che bisogna dare sia dal punto di vista dell'azione della commissione appunto bonomastica, perché bisogna ricordare chi ha fatto la storia di Teramo, quindi sottolineare le nostre radici e portarle avanti, però lanciare anche questo messaggio che bisogna tornare, bisogna pensare al sacrificio e allo spirito imprenditoriale, quello che oggi vedo nei giovani, soprattutto da insegnante, che manca, stiamo perdendo queste tradizioni, ma questo spirito che va tramandato ovviamente nei nostri giorni, quindi con le situazioni economiche dei nostri giorni, però lo spirito imprenditoriale va sottolineato e va tramandato. Grazie. Flavio. Io posso dire solo grazie al sindaco, al presidente Melarangelo, alla provincia, alla commissione della toponomastica, all'assessore Ciammaricone, a tutti coloro che ne sono componenti. Grazie anche a Teramo Nostra che ha appoggiato anche e sostenuto questa iniziativa, però io vorrei dire soprattutto grazie a delle persone che sono qui
e che hanno rappresentato un po' anche una parte di questa storia, no? Una storia, si diceva una volta, una storia italiana, questa è una storia tutta teramana, e dico grazie a coloro che sono stati dei validi collaboratori di mio nonno. Purtroppo molti non ci sono più, e mi dispiace che non ci siano, almeno non ci sia uno dei figli, perché i figli lo hanno amato tanto, il padre. Se permettete, vorrei avere qui vicino a me l'ultimo erede di una dinastia di marmisti che ha portato avanti con onore, con bravura, con professionalità il lavoro di mio nonno, di mio padre, dei miei zii, del mio bisnonno, e sto parlando di Stefano, che merita di stare qua forse più di me. Perché lui è veramente l'ultimo erede di questa generazione. E vorrei aggiungere al racconto che ha fatto il sindaco in maniera brillante. Mio nonno, io l'ho perso che avevo 11 anni, non me lo hanno fatto vedere né mentre stava per morire né dopo morto, e non mi hanno nemmeno fatto partecipare al suo funerale perché potevo restare turbato. E effettivamente la cosa mi colpì molto, perché eravamo molto legati io e mio nonno, portavo il suo nome e lui aveva una predilezione particolare per me. E posso dire che mio nonno era soprattutto una brava persona, questo è quello a cui tengo di più, una persona che ha fatto molto non solo per la famiglia, e di questo dobbiamo ringraziarlo. Ha fatto tantissimo anche per la comunità. Il sindaco prima parlava dell'impegno dal punto di vista imprenditoriale ed economico della nostra famiglia a questa città. Ebbene, mio nonno è stato il motore, ha ereditato un'azienda artigianale e l'ha trasformata in un'azienda industriale, ed è stato un passaggio non di poco conto. Il terreno sul quale è stata l'azienda per fino all'anno scorso lo comprò mio nonno nel 1953 dalla famiglia Pannella, e lì la fabbrica ha avuto il suo sviluppo e soprattutto la sua crescita, una crescita che è stata sempre più importante nel corso degli anni. Una cosa che in pochi sanno è che mio nonno aveva un fratello e tre sorelle. E le tre sorelle ovviamente non ci sono più, nemmeno loro, ma mio nonno ha fatto la prima guerra mondiale, ha combattuto sul Piave, è stato uno di quelli del Piave, e se io conosco la canzone del Piave è perché ve la cantava sempre mio nonno, e ha combattuto sul Monte Grappa e lo ha fatto con orgoglio, non ha mai voluto raccontare se lì avesse sparato, se avesse ucciso delle persone, non l'ha mai detto, diceva solo che gli austriaci e i tedeschi erano cattivi ed erano dei nemici. Mio nonno aveva un fratello, Edmondo, e ironia della sorte, il fratello era un ufficiale dell'esercito, dopo la prima guerra mondiale, per motivi anagrafici non aveva partecipato alla guerra, e mio zio è morto, il mio prozio è morto per cause di servizio, per l'esplosione di un lanciafiamme in un soldato durante un'esercitazione, di un tenente dell'esercito, e una scheggia lo uccise. Fu il dolore più grande forse per mio nonno, quella della perdita del fratello, e io sono contento che Alfredo Giovannozzi ed Edmondo Giovannozzi, che erano due fratelli, oggi ci siano ancora, perché Alfredo Giovannozzi c'è, e vorrei vicino a me Edmondo Giovannozzi, che è il nipote del fratello di mio nonno, e al quale mio nonno voleva veramente tanto bene. Quindi io vi ringrazio per l'onore che avete concesso alla nostra famiglia. Il nostro purtroppo è un cognome che forse andrà perso qui a Teramo, perché non ci sono
eredi che possono tramandare questo cognome. Abbiamo fatto la storia di Teramo economica, in gran parte, non noi, immeritatamente. Mio nonno e i suoi figli e anche i predecessori. Spero che l'intitolazione di questa via serva a far restare nella storia di Teramo il nostro cognome e l'opera che abbiamo fatto. Grazie a tutti, grazie. Siamo? Sì. Stefano. Stefano, vieni.